Giustizia è stata fatta, sono le prime parole pronunciate da Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista Cutolo, 24enne freddato il 31 agosto scorso a Napoli, appena appreso l'esito della sentenza del tribunale. Ieri infatti il killer 17enne del musicista è stato condannato a 20 anni di carcere. Lo ha deciso il giudice del tribunale dei minorenni di Napoli, accogliendo la richiesta formulata dal PM del massimo della pena per un imputato minore. Momenti di tensione all'esterno del tribunale. Subito dopo la sentenza, alcuni parenti dell'imputato avrebbero minacciato gli amici del ragazzo ucciso, che ieri mattina avevano organizzato un sit-in chiedendo giustizia per Jojo. Faremo appello, ha dichiarato il legale del 17enne. Il ragazzo ha mostrato segni di ravvedimento, ha fatto ritrovare l'arma, ha fornito informazioni su coloro che erano con lui quel giorno e ha rivolto le sue scuse alla famiglia. Ci aspettavamo, ha poi concluso, una pena meno dura. Secondo me segnale potente per tutta la società civile, innanzitutto che quando c'è un'indignazione vera e le coscienze si scuotono, vuol dire che tutti si muovono intorno ad un progetto, ad un obiettivo. Tutta Napoli voleva questa cosa, questa sentenza così, tutta Italia voleva questa sentenza, e soprattutto mi aspetto che adesso i minori non escano più in strada con i coltelli, con tirapugni e con pistole e uccidano i figli di tante persone per bene.